Ci siamo, seconda batteria del derby con protagonisti 12 cavalli, visto che ci sono stati i due ritiri che hanno provocato appunto l'assenza della corsa di Banderas B e Bridger Kapar, con adesso i cavalli che vanno agli ordini dello starter. Macchina che li lascia, c'è l'errore in partenza per Bolero Gar, che è il primo colpo di scena. Bolero Gar che si è gettato di galoppo, e quindi la testa della corsa è per Bubble F nei confronti di Belzebub Jet. Poi alla corda Big Business Arc, quindi per linee esterne c'è il numero 6 di Banteng Jet. Bubble F che sullo slancio ha preso un paio di lunghezze abbondanti di margine, ora cerca di riprendere in mano Alessandro Gocciadoro i 400 iniziali in 29,5. Adesso arriva all'esterno con il numero 7 Boston Lewis che dà il suo attacco. Boston Lewis che va su Bubble F che però riparte, la seconda pariglia è per Banteng Jet, quindi alla corda c'è sempre Belzebub Jet, il completamento della seconda curva, e si arriva così dopo 800 metri di gara in 58,5 per Bubble F che continua a condurre nei confronti sempre del Belzebub Jet, il chilometro che viene via da parte del leader nell'ordine dell'1,13, appena abbondante, non ha lesinato l'andatura questa volta. Bubble F che si mantiene in evidenza su Belzebù, poi ancora Boston Lewis di fuori scoperto che offre adesso punto di riferimento a Big Business Arc che ha spostato e ora affronta la terza corsia per andare a portarsi a sua volta sul leader della corsa. Si va adesso agli ultimi 600 di corsa con un 400 intermedi nell'ordine del 29, con sempre al comando ancora Bubble F, quando siamo ora all'imbocco della piegata conclusiva in terza corsia con il numero 8 Bixio, il miglio che viene completato in 1,58,3. Bubble F che si mantiene in evidenza mentre ci prova ancora Big Business, poi a largo ci sono Bullo Jack e Bixio del finale, Bubble F che è ancora davanti, Belzebù che non ha spazio, ci prova anche Beautiful Bread, Bubble F ancora leader, Belzebù che non trova da correre, Big Business che è lì, Bubble F che negli ultimi metri si mantiene facile al comando nei confronti di Big Business Arc e di Belzebub Jet, che finisce al terzo posto anche lui con ancora molto da spendere. 2,27,5 per il 2000 metri di Bubble F e Alessandro Gocciadoro, che ha giocato dal punto di vista tattico nel finale, badando soprattutto a non far sgabbiare Belzebub Jet con Big Business Arc che ne ha approfittato e ha così mantenuto la seconda posizione. 1,2,3 l'ordine di arrivo per questa prova, con il numero 10 di Berenice B a completare il quarto posto.